Ok ragazzi, Napoli che più centro non si può. Assolutamente. Ho anche parcheggiato, cioè in tripla fila, però ho parcheggiato e siamo qui con Tony, sì, Tony in arte, sì. Ed arte Tony Papis. Papis, lo vedete dietro, diciamo, ragazzi. Esattamente, è stampato un po' dappertutto. Allora, questo... io intanto tutto voglio dire, parrucchiere riduttivo perché tu sei un formatore. E quindi siamo nel gol. Una figura poco più alta. Con tutto il rispetto dei tuoi colleghi. Assolutamente sì, ognuno nasce, l'attaccante nasce per fare gol, esatto. E il difensore, ma sono sempre importanti tutti quanti. Allora, la formazione la sposiamo perché noi... partiamo dal Novecento, da mia nonna praticamente, che a Napoli si definivano capere, queste erano queste donne che andavano a pettinare a casa la nobiltà di Napoli. Sì. Quindi partiamo da mia nonna che era questa capera, mia mamma una parrucchiera, quindi siamo alla prima generazione, io sono alla seconda generazione e i miei figli siamo alla terza generazione. Perché anche i figli stanno perché intraprendendo. Perché anche i figli fanno, sì, addirittura abbiamo Federico che si occupa del maschile. Sì, infatti sentite il rumore sottofondo. Della macchinetta. E poi gli altri due figli, insomma, fanno pure loro il femminile, diciamo così, il parrucchiere tipico, tradizionale. Parrucchieri da sempre. Parrucchiere dal Novecento, quindi abbiamo 120 anni di storia. Dopo gli chiedo l'autografo. Grazie. È una roba così. E io insomma, che sono arrivato a 51 anni, ormai faccio il parrucchiere da 38, perché a Napoli si comincia presto. Più del presto, il presto già è tardi, si diceva. E quindi dopo 38 anni, insomma, abbiamo fatto una grande filosofia, abbiamo studiato con i più grandi dell'alta moda proprio a livello stilistico, da Tony e Guy a Sassone e tutti, insomma, il resto dei grandi. Quindi sempre stato, diciamo, precursore e nelle cose nuove di qualità, perché adesso poi, ragazzi, vi facciamo vedere delle chicche qua del salone che ha tutta una serie di prodotti che non sono comuni, diciamo. Ecco. Esattamente. No, la cosa bella è che da ragazzo ho lavorato presso saloni che già, insomma, negli anni passati ti dicevano che dovevi fare la formazione. E quindi io vedevo che rispetto ai miei colleghi, amici che lavoravano in altri saloni, avevo questa marcia in più, perché la formazione è da dire assolutamente da fare più che da dire, perché se non ti formi il futuro non lo vedrai mai, rimani sempre nella tua nicchia, rimani sempre nel tuo negozio, che oggi può essere anche un negozio di successo, ma ti basta una scintilla che ti cambia la moda e tu ritorni anche indietro, diciamo. Un mese di parrucchiere può essere nella vita reale 10 anni, quindi la formazione io consiglio vivamente investire sempre su di questa investire cosa. Sia nella crescita personale, che io anche in questo lato, insomma, mi sono formato, ho fatto i corsi con i grandi Robbins, quindi insomma parliamo di altissimo livello, perché quello che mi è sempre piaciuto di arrivare al più grande possibile, perché da là poi, insomma, ti fai una tua vera e propria idea, no, se vogliamo. E questo per fortuna negli anni mi ha portato poi ad avere una visione del mondo sempre futuristico, fino all'ultima, insomma, apertura di questo negozio, che 6 anni fa a Napoli tutti quanti mi dicevano: tu sei pazzo, che fai un altro negozio addirittura di lusso, addirittura anche così. Perché qui, ragazzi, abbiamo una fish importante, abbiamo una fish importante, siamo a Napoli, uno dice Napoli no, non ce la potrai mai fare, assolutamente invece... perché quando parli di qualità sicuramente i prodotti che usi devono essere di qualità, se no non la puoi offrire la qualità, diventi un finto negozio di lusso. Invece noi abbiamo sposato marchi importanti che oggi attualmente, quindi, insomma, Olaplex, Gaetan e altro ancora, e quindi questo poi ti permette di fare la vera differenza, no? Anche la cliente stessa che fino a ieri ha fatto il colore tradizionale, quando viene da noi e scopre che cosa è il colore, il mondo del colore, perché anche questo è importante, il parrucchiere non è un colorista, il colorista è un lavoro integrante con il parrucchiere, ma è una specialità. Il meccanico non è l'elettrauto, esattamente, la metto lì facile, esattamente. Ragazzi. Quindi anche là bisogna formare, oggi grazie a Olaplex abbiamo anche grandi formatori che insomma ci spiegano delle cose da 0 a 1000.
Quindi questo poi ti permette di avere il successo che ognuno di noi spera, no? Anche perché, ragazzi, se cercate voi di utilizzare un prodotto, magari ci mettete 10 volte di tempo in più e perfetto, neanche lo utilizzate in tutte le sue 360. Perfetto, esatto, perfetto, perché perfetto. Vengono fuori durante i corsi di formazione delle cose, sì, tipo sì. L'Apex può essere usato come un trattamento spa, ne dico una di mille, sì, diciamo. Sì, no? Sì, sì, no, ma è così, perché è chiaro che l'azienda madre che, insomma, crea un prodotto, conosce tutte le qualità di quel prodotto, è chiaro che lo deve trasferire a noi parrucchieri. E vi dà anche delle metodologie di vendita, no? Perché esattamente, nascono nuovi servizi. Esattamente, no? No, vai a colmare quello che una volta, no, si diceva, il bisogno della cliente. Cioè, tu con un prodotto del genere, parliamo in questo caso di Olaplex, veramente sei sicuro che non stai vendendo un prodotto, ma stai vendendo una risoluzione di tanti problemi. Di tantissimi problemi, poi c'è tutta la linea a casa, eccetera. Il negozio ti permette di fare anche grandi schiariture senza avere danno, eccetera. Quindi, se vuoi avere successo nella vita, devi guardare sempre avanti e formarti in modo da essere stesso tu un formatore per te stesso. Ecco, il coach, no? Il quello coach. Che una volta era il coach, esattamente, il team, eccetera. E questo veramente puoi formare, perché quello che io dico, anche noi abbiamo, no, come politici verso di noi hanno un... Attenzione alla parola politici in questo momento, che è caldissima. Però loro dovrebbero fare il nostro bene. Noi sì, che abbiamo un po' di età più avanti, no, non siamo più dei ragazzini, dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi un vero e proprio mestiere. Una filosofia una diversa, filosofia, che non deve essere quella, non hai voglia di lavorare, vai a tagliare. Vai a fare esatto, così, esatto. Non deve essere così. Il ripiego della vita, perché non vuoi studiare, non vuoi fare niente. Quindi, anche perché c'è una bella fregatura quando cominci a fare il parrucchiere, che di studio non devi fare tanto. Mamma mia, sembrava che non dovevi studiare, invece meno male. Devi studiare, addirittura devi imparare. Io mi ricordo i primi corsi di... tricologia, quella parlava di termini che io dicevo, oh mio Dio, ma poi tornare a casa, approfondire. Però è chiaro, sì, che là poi, ecco, ti dà la possibilità di avere la conoscenza della materia che tu lavori, no? Perché se tu non ti informi di quello che è un capello, non lo puoi lavorare come taglio, come acconciatura. La famosa tela perfetta per poter partire. Perfettamente, esatto. Quindi tutto parte di là. Questo negozio è stato pensato proprio per questo cambio look, io dico, no? Se vogliamo usare termini un poco inglesi, proprio perché qua la donna doveva venire a liberarsi delle tante. Abbiamo tanta conoscenza di mettere in atto la nostra conoscenza, e questo devo dire, in 6 anni abbiamo avuto un successo e stiamo continuando ad avere un successo. Da subito hanno capito che era un salone da diverso, subito no, diciamo. Perché chiaramente abbiamo dovuto spiegare dall'inizio, guarda che noi qua non è, per esempio, te ne faccio un esempio, la piega, no, a Napoli si usa a chiedere anche che costa la piega, loro dice no, non costa la piega, noi qua facciamo per fare la piega, c'è bisogno di usare questo, c'è bisogno di usare questo, c'è bisogno se di... vuoi che la mia piega dure, la mia piega esatto, deve durare, se vuoi se una io piega da farlo. Parrucchiere, esatto. Perché io dico il parrucchiere può essere anche l'asciugatore dei capelli, allora là ci sta lo shampoo che conosciamo, ti puoi fare anche un giro con lo scooter, ragazzi, senza esatto, casco qua, senza qua casco si può. E addirittura qua si può, la multa la becchi, esatto, perché una la volta lo stesso, te, perché te la lasciavano andare, adesso te la fanno. E quindi, diciamo, l'inizio è stato come tutti gli inizi, ma con le mie stesse clienti, no, che mi chiedevano ancora, perché calcola che noi comunque facendo questo lavoro da tanto abbiamo toccato veramente milioni di teste, no, nella nostra sì, lunga carriera. E milioni di cuori. E milioni di cuori. E quindi questo poi ti porta a dire basta, voglio fare la differenza. Devo dire che tranne il primo approccio iniziale, dopo è andato via via. Sì, perché devi farti scegliere perché fai una cosa diversa da un'altra. Esatto. E la fortuna è stata anche che ormai con la globalizzazione e internet, con le varie storie, pagine social, che seguiamo, Facebook, social, Instagram, eccetera, anche le donne hanno iniziato a scrollarsi di dorso certe convinzioni del passato, che forse appartenevano all'epoca passata. E quindi anche loro si sono spinti a fare colori, noi facciamo colori particolari a persone anche di una certa età, no? E quando ero ragazzo e andavo a Londra... Era impensabile. Venivo no, a Londra sì, all'epoca già si da noi, quando venivo qua dicevo ma questo colore che era bellissimo, a chi questo lo rosa, faccio? Shock, questo rosa, a chi lo faccio? Invece se vedete le nostre pagine, insomma, anche il colore più normale
ha qualche chicca che fa la Da noi si differenza. vedevano le nonnine azzurrine, Sì, queste esatto, il calorie. bianco birichino, no? Quello che ha fatto la storia Ricordo la era il nonna, bianco io, che avevo, la intanto uscivo, la guardavo e dicevo, che è sì, successo? io ho ancora qualche Fatta ricordo. turchina Un diventava. ricordo bellissimo perché ti ripeto, nonna prima di andare a pettinare queste sue clienti passava per casa con la sua busta normale della spesa, ma all'interno c'erano le forcine, i pettinini, no? Tutto questo perché si usava fare questo scignone che a Napoli chiamiamo tuppo, no? Il Ah, tuppo, tuppo. il tuppo che sarebbe una sorta di cipolla, scignone, come la vogliamo Ok. chiamare. E quindi lei aveva tutte le attrezzature per fare Per essere addirittura. sempre a posto. Per essere sempre a posto, addirittura la sua bravura, mi raccontava mia mamma, come dicevo prima, era anche lei una parrucchiera, la nonna era brava a fare le onde con le mani, Wow. perché pensiamo che all'epoca non c'erano, Non no? I c'erano i ferri, ferri, non c'era. c'erano, io ne Sì, tengo va bene, uno di scalda. nonna, ma si scaldava sul fuoco, no? Fuoco. Insomma così. Invece nonna marcava questa onda. Sembravano degli strumenti di tortura. È vero, io ci ho messo tempo a capire perché l'ho trovato Che in un mercato delle pulci praticamente a dire: ma questo è che si fa con questa cosa? Alla fine poi ho scoperto che era una riccia E quindi capelli. cosa faceva la nonna? Ok. E la nonna faceva queste onde con le mani senza riscaldare perché non c'era nemmeno il casco, quindi Mani rimaneva questa. E pazzesche. lei veramente poi nella nobiltà si era fatta strada perché diciamo che si potevano permettere la Eh pettinatrice. sì, perché doveva starci lì anche tanto Tutte tempo. le, tutti i giorni poi, perché era una cosa giornaliera, non era una cosa. Lo shampoo non si faceva quasi mai. Lo shampoo Lo c'erano, i shampoo e i profumi profumi, c'erano i c'erano. profumi, e quindi tutti i giorni questa nonna andava a Ma pettinare. qui cerimonie importanti voi le fate, no? So che in Napoli diciamo, c'è sensibilità sull'argomento. Guarda, noi diciamo che a Napoli ormai siamo diventati tutti napoletani, però esiste il Napoli, il centro dove ci troviamo, noi siamo Sì? vicino alla zona museo, quindi voglio dire proprio Cuore della il città. cuore della città, e poi ci stanno tutta la provincia di Napoli, e forse più quella parte Ah, è rimasta più una cosa è un po' rimasta, fuori. sì, perché noi un poco l'abbiamo voluto snobbare per fare i razzisti verso la provincia, Ok. un poco automaticamente per noi napoletani fare una festa così sfarzosa, insomma, quasi Non non vi ha appartiene più senso. neanche a voi. Ce la stiamo scrollando, sì, perché Ok, vi state comunque milanesità, probabilmente sì, stiamo purtroppo. diventando anche noi il nord del sud, Sono il nord del praticamente, il sud. nord del sud. Mondova Però cambia. effettivamente, per esempio, pure prima, no? Veniva il momento di maggio, giugno, che era il Sì. periodo dei matrimoni, allora tu vedevi un'affluenza ai negozi molto più forte, molto così. Oggi invece quasi la sposa napoletana non lo vuole proprio il Ok, parrucchiere. si sta Poi è cambiando un chiaro, non è, po'. possiamo generalizzare, però ormai non è diventato più una figura importante. Importante in questo termine. Sì, Invece, infatti sì. l'ho vista io qua nel Casertano, sono andato, invece ci sono proprio dei servizi da sposa Sì, e loro hanno sì. una fiche bassissima su dei servizi normali e poi costa di più invece che il Sì, servizio della sposa che fish, a perché Milano costa quella. di più perché nel paese c'è sensibilità su Certo, questa. no, è perché chiaramente c'è da rappresentare poi quella giornata perché fanno matrimoni, ci stava pure qualcuno per televisione che Vabbè, si vede sì. e tu dici: mamma mia, ci Non vuole, già sto stanco solo a vederlo, figurati a viverlo un matrimonio del genere. Però, insomma, ripeto, ci sono anche qua persone che vogliono fare la festa come si deve, Beve. ma a volte più per i genitori, però già dalla mia, insomma, generazione Fione è abbiamo. diventata una cosa Sì, più scemando, tradizionale, quindi per scemando, quello che vi infatti. dovete spostare ragazzi su servizi di tutti i giorni, che Esatto. dove spendono il giusto per renderli Esatto, felici e non svendervi nei servizi di tutti i no, giorni e assolutamente. aspettare il fatto che uno sia sensibile No, io al dico che battesimo comunque piuttosto se che. tu insomma fai la gara del prezzo uscirà sempre quello che prende meno di te e quindi Sì, e non poi sarai mai confondi il all'altezza, cliente, no? alla fine lui va da vieni qua. Viene Esattamente, da quello sì. È perché che ormai no, va. un po' anche noi, almeno personalmente io, se mi devo comprare 10 magliette, preferisco comprare due buone Buone, bravo. e non di quelle che magari sudi, puzza, Sì, eccetera. E sì, ormai io ti dà vedo, sensibilità alla pelle, queste cose qua. sì, io vedo che la donna si sta Sta cominciando a avviando, scegliere. no, avviando, perché pensa, ti ripeto, nel mio caso mi ricordo uno shampoo costava 8.000 lire, che potrebbero essere le 4 euro di adesso. Sì, Diciamo anche se volendo, 3, 2, anche 3, 2 forse. e facevi fatica a vendere uno shampoo. Adesso un Olaplex, che voglio dire, ha un costo
abbastanza. Perché 18, 20 adesso. Noi Olaprex lo vendiamo 28. 28, scusa, 28, 28, quindi insomma c'è una bella. Sì, e poi c'è. 3, 26, 27 sì, a seconda del dipende tipo. Dipende poi insomma okay. Anche un po' dal momento, perché sì, poi sì. Anche Olaplex madre fa sconti e noi offriamo sconti. A proposito, ragazti, attenzione quando trovate roba da 13 euro 14, anche se c'è scritto Olaplex dentro, c'è assolutamente. Cosa, eh. Io dico che per fortuna queste aziende hanno avuto una bella idea, no? Di questo Salon Locator. Sì. Quindi tu prima di comprare un prodotto cerca sul Salon Locator chi è ufficiale e poi lo esatto. Vai a comprare, perché purtroppo è successo che ci sono anche dei falsi di Olaplex. No, noi quindi... sono arrivati in redazione tutto uguale, però uno aveva un colore diverso dall'altro. Benissimo. E uno è costava la stessa meno... cosa che è successo qua, okay. È la stessa cosa che è successa anche da noi, no? Perché quando tu scopri un prezzo così basso che non ha nemmeno il costo di acquisto. Esatto. Ragazzi, non ci sono scorciatoie. No, i prodotti sono originali, cerchiamo chi li compra dal concessionario onesto e compriamo i prodotti là. Amazon non è autorizzata, per esatto. Esempio, alla vendita di questi prodotti, quindi già quello è qualcosa che non è... Dovrebbe far scattare un campanello dall'arma. Tant'è vero che adesso Olaplex ha messo dei codici sotto una bottiglia per riconoscere per chi poi fa infatti un uso. Man mano si vede che vengono ritirati proprio, spariscono questi venditori. Sì, è perché per fortuna, perché è chiaro che noi vogliamo una trasparenza verso il mondo femminile, no? La donna è attenta a tutto, mentre noi uomini... Non abbiamo mai quello badato al prezzo, se ci piace già il profumo. Infatti il risultato lo vedete, tutte e due. Non siamo stati proprio fortunati, però ne abbiamo usati tutti i prodotti buoni del momento. Insomma. Va bene, tanto voglio acchiappare anche le due collaboratrici. Sì, perché sì, facciamoci di qualche ogni volta che via. Guardo in giro si mettono a lavorare le persone, no? Cioè, non li a far niente. Prima stavi senza niente. Invece ce li ho qua, dai, ce li ho qua. Intanto stavo... Allora, ragazzi, come ti chiami? Rita. Rita, e tu? Fiamma. Fiamma, bello. Fiamma la figlia. Sì. Ok. Rita, tu cosa fai? Cosa sei specializzata? Io in colore e messa in piega. Colore e messa in piega. Giriamoci di qua perché con la luce alle spalle poi non vi si vede bene. Dico, ok. Colori e messa in piega. Sì. Piega di phon, piastra. Tutto. Tutto. Cioè, specializzata sì. Al massimo. Mentre Fiamma? E io sono abbastanza completa ma sono una colorista, quindi amo... Vedo, ragazzi, faccio vedere qua. Non so se non c'è la luce giusta, però è un biondo freddo. Sì. Fatto tu o te lo no, parte, maestro. Il padre. Devi farlo da sola. Da sola è un po' più complicato. Lei è brava perché ha fatto quasi tutte le cartelle di tutti. Sì, i colori, non c'è un colore che non ha fatto. Non lei. C'è un colore. Ok, come vivete? Intanto lo chiedo ai titolari, invece lo chiedo sì. A voi. Come vivete questo periodo Covid con le clienti? Avete... Cioè, come le trovate? Perché voi lavorate in sicurezza, loro sono titubanti, sono tranquille? No, magari noi in realtà come salone siamo sempre stati un salone, sempre abbiamo sterilizzato tutto, quindi non è che ci ha cambiato molto. Solo lo diciamo sempre, solo la mascherina vi ha messo. Sì, forse quella è la cosa più fastidiosa che ci può essere al salone, ma Okay. Diciamo che le nostre clienti sono sempre state abbastanza tranquille perché hanno visto già da sempre la nostra sicurezza. Lei al Vomero? No, sì. Perché ha un altro salone? Sì, siamo sì. Vi allargate? Sì, ci piace questa cosa. Vomero la parte alta della città? Sì. Anche la parte più razzista dei napoletani. Ecco, esattamente. Aspetta che non si sente, è come se fosse... Il Vomero per noi del centro praticamente è come se fosse Milano per Napoli, quindi quelli del Vomero sono un po' più con la puzza. Mamma mia, ok. Adesso arriveranno quelli del Vomero, ragazzi, siete tutti con le... Mi raccomando. Okay. Comunque niente, abbastanza tranquilla come situazione, perché come diceva prima Rita, noi da sempre abbiamo, insomma... seguito tutte le normative. Sì, e le clienti, devo dire la verità, sono state abbastanza al nostro passo, cioè nel senso anche loro si sono preoccupate di queste norme di sicurezza, appuntamenti sempre abbastanza puntuali, male, mascherina, giusto. Sì, devo essere sincera, mi aspettavo di peggio, invece siamo stati bravissimi, okay. Tutti. Fortunatamente. Ok, ultima domanda, avete modificato il listino in questo Covid, magari nella fase iniziale, adesso no, oppure avete lasciato tutto com'era? Noi abbiamo lasciato abbastanza normale. Sì, anche sì. Noi non quindi abbiamo... Che ne dicono, Napoli qua ci fregano, non è vero, cioè, se non è serio, no. È rimasto tutto come prima. Esattamente. Va bene, è stato fantastico essere
qua. Qua a destra sta filmando, ragazzi. Mi filma. Adesso noi ragazzi andiamo a farci una sfogliatella come si deve, sì, perché qua sono nel posto giusto. E siamo proprio non ne ho ancora mangiata una, sono qua da tre giorni, sono in astinenza. La devi mangiare assolutamente. Ok, ricordiamo dove siamo. Allora, qua siamo a Napoli, siamo a Via Pessina, zona Museo Nazionale, quindi insomma una delle più belle, più bei quartieri forse di Napoli, perché abbiamo la sanità vicina con tutti insomma i suoi cimiteri delle Capuzzelle, si chiamano così. Poi abbiamo alle nostre spalle tutto il centro storico, quindi le varie piazze, cappelli, turismo, le università stanno tutte quante qua, sì, al centro. Okay, esattamente. Quindi ragazzi, se volete un colore come si deve, un taglio e tanta simpatia, sì, questo sì, è il posto. Abbiamo giusto. Fatto anche una bella scritta, no? Adesso la faccio vedere. Ci occupiamo anche di quello che è il cuore delle persone, questo. Cerchiamo sempre di dare un po' di forza a tutti quanti che ne abbiamo bisogno, specialmente in questo momento dove vogliamo essere forti, ma siamo smarriti un po' tutti quanti, perché come tutte le cose nuove le dobbiamo conoscere. Però siamo molto fiduciosi, sì. Okay. Per noi settembre è finita. Va bene, ragazzi, Tony e il suo staff vi aspetta qui, oppure al Vomero. Al Vomero. Ok, Vomero dove siete esattamente? A Via Domenico Fontana. Via Domenico Fontana, quindi sì. Io di qua o di là, cadete sempre in piedi. Esatto, siete. Va bene. Grazie, ciao. Ok. Ne avevamo mancato uno, no? Ma io non volevo disturbarlo perché ero impegnato in una barba top. Federico, sì. Ciao, tu ti occupi dell'uomo? Sì, io sono uomo. Esattamente, sì. Male, sono nato parrucchiere okay. E poi ho scelto di immergervi nel mondo maschile. Ok, barber. Infatti sono, sì, quindi esattamente, barber. Esattamente, parrucchiere per uomo. Il pavimento è già tua idea, bianco a scacchi classico? Insieme, l'abbiamo deciso insieme. Okay. Stai cominciando ad appropriarti, ad allargarti, sì, sempre esattamente, di più. Sì, poi sì, arriveranno sì. Le poltrone larghe, poi dopo il legno, poi già abbiamo una sedia Jack vintage. Daniels, poi piano piano lo mandi fuori e ti appropri di tutto. Sì. Così devi fare. Le idee sono queste. Qui a Napoli, barber, cosa ti chiedono? Cioè, barba, capelli? Ma diciamo, com'è il trend? Diciamo che proviamo a dare un'identità al cliente, quindi cerchiamo di trasmettere le nostre idee. Ok, quindi non viene più anche trasmettendo il mondo dicono, del fai colore. Fai tu, ti dico. Esattamente. Ok, e quindi anche trasmettendo il mondo del colore, no? Appoggiandomi a mio padre. Quindi colorazione uomo sta cominciando a diventare esattamente. Una fetta importante. Sì. Sempre di più devo dire, sì, stiamo crescendo. Ok. E sta diventando una realtà effettivamente. Difficile colorare l'uomo e farlo sembrare naturale, perché sì. Io vedo delle cose in giro, sì. Cioè, io non ho più problema però. Anche se devo dire, molti di più fanno colori un po' più strong, sai? Ah sì? Forti, sì, bianchi, okay. Argento, platino. Ma tutte le età? Sì. Ok. La settimana scorsa abbiamo fatto un signore di 30 anni, quindi... Okay. Un vecchio di 30 no, anni, pensa che io ho 50. Un signore. E comunque un sta diventando una realtà. Anni. Esattamente, okay. Sì. Ah, quindi osano sì. Quasi più che le donne. Stiamo sfatando questi tabù. Ragazzi, vi dovete specializzare in questa cosa qua. Esattamente, sì. Colorazione uomo crazy, esatto. Pensa già un nome particolare. Sì. Vabbè, Papis deve rimanere perché è sotto sempre. Come payoff. Man. Papis me, però reparto coloristi speciali uomo, esatto. Roba di questo tipo. Sì, fare. Sì. Va bene. E poi manca uno, perché mi dicevate qua dello staff, sì. Che però... è infortunato. Che si è fatto? La caviglia rotta. La caviglia, dove, in spiaggia, dove era? No, a pallone, giocando a pallone. Sì, cioè, sì. Dovete mettere per contratto che non si può esattamente, giocare. Se fai il parrucchiere sì. Non puoi giocare, sì, come sì, i piloti sì. Football. Le clausole. Le clausole del contratto. E senza motorino e motocicletta. Ecco. Va bene ragazzi, Federico, parte uomo, vi saprà coccolare come si deve. Grazie.